State bene così, state bene così. Ciao. Sei fedele? Andiamo di qua. Che ti dispiace se camminiamo così? Lo sai che io già ti voglio bene. Io faccio presto, sa, quando uno se lo merita come te. La riflessione di Pasolini è sulla permanenza dell'arcaico che a un certo punto si trasferisce, a un certo punto viene distrutto. E poi un moderno, una modernità priva di contenuti, priva di valori, una laicizzazione senza valori, una modernità senza etica. Fatemela un po' più in là, poco poco, per favore, ormai. Lindo sta la luce, meglio. Va bene. L'Italia ancora alla metà degli anni 50 consuma pochissima carne. All'inizio degli anni 50 un'inchiesta mostra che su 12 milioni di famiglie italiane 4 milioni e mezzo non mangiano mai carne e 3 milioni una volta sola alla settimana. Ecco, di lì nel giro di pochissimo cambia tutto, cioè l'alimentazione appena decente, la fettina di carne insomma entra nelle case con i frigoriferi, le lavatrici, i televisori, quindi è un momento di grande stritolamento in cui l'emarginazione permane, assume forme nuove e irrompe rapidissimamente un moderno già degradato, diciamo. Questo è un po', ecco, capire quegli anni, forse questo sì, perché appunto Pasolini vive da Casarsa, dal Friuli degli anni 40, insomma, poi scopre Roma, questa Roma che lo riempie di sensazioni, ma forse Roma può aver stimolato questa straordinaria capacità di Pasolini di intervenire con tutti gli strumenti possibili, non solo con la narrativa o col cinema, un'attenzione enorme, no? Enorme alle cose, alle persone, un'enorme volontà di capire e di intervenire. Forse Roma stimola questa cosa, no? Che non c'è un pezzo solo, è una miriade di realtà sociali, culturali, eccetera, trasformate Pasolini lo capisce presto, deformate da una modernità senza qualità. Meno di un mese prima della sua morte, l'8 ottobre del 65, esce un articolo sul Corriere della Sera, che poi è riprodotto nelle Lettere Luterane, il mio accattone in TV dopo il genocidio. Tra il 1961 e il 1975 qualcosa di essenziale è cambiato. Si è avuto un genocidio. Si è distrutta culturalmente una popolazione. Ecco, io oggi non potrei girare a Cattone. Se volessi rigirare a Cattone non potrei più farlo. Non troverei più un solo giovane che fosse nel suo corpo neanche lontanamente simile ai giovani che hanno rappresentato se stessi in Cattone. Ma non riguarda solo i corpi, è un genocidio culturale. Accattù, che c'è? Che te sei? Accattù. Ah, mo sto bene.